Viaggiando. Viaggiando, viaggiando. Bentrovati all'appuntamento con Viaggiando, eccoci anche oggi a darvi un suggerimento davvero delizioso, ma prima di presentarvi il nostro ospite vi ricordo il sito che è www.viaggiandoinradio.it dove riascoltare questa puntata, tutte le altre e trovare un sacco di informazioni. Allora, una notizia bellissima, una dritta veramente bella. Bella quella che vi diamo oggi, perché con noi c'è un albergatore, è Maurizio Testa dell'hotel Illio che si trova a Capo Sant'Andrea, quindi siamo all'Isola d'Elba. Buongiorno Maurizio. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Grazie intanto di aver accettato di essere nostro ospite, Maurizio, perché insomma stiamo parlando di un posto davvero incantevole che è l'Isola d'Elba e del suo albergo, appunto del suo hotel Illio, che si trova proprio lì a Capo Sant'Andrea. Senta una cosa, Maurizio. Allora, io vorrei cominciare col dire che col parlare insieme a lei di questa cosa delle balene, cioè sono state avvistate le balene, è una cosa suppongo rara, no? Sì, negli anni passati c'erano degli avvistamenti diciamo abbastanza sporadici, quest'anno invece nell'ultimo mese ci sono stati avvistamenti quasi ogni settimana, quindi questa è una cosa particolare diciamo, certo, che si è presentata quest'anno, molto bella perché le balene in questa Capo Sant'Andrea passano molto vicino alla costa, circa 50 metri dalla costa. Mamma mia, deve essere un'emozione incredibile vederle, Maurizio? Assolutamente, sì, io abbiamo fatto anche un video, ci sono state anche quattro balene insieme con i cuccioli, quindi si tratta di balenottera comune, ecco questo insomma per dire la tipologia della balena. Certo. E questa caratteristica, questa insomma possibilità di vedere le balene, data insomma che l'Isola d'Elba si trova nel santuario dei cetacei, dove fa parte anche la Corsica, e quindi insomma abbiamo questa fortuna di vedere questi stupendi animali. Ecco che poi questi animali che sono veramente emozionantissimi da vedere, sono anche, cioè la loro presenza è anche un indicatore della qualità dell'acqua, voglio dire, no Maurizio? Sicuramente. Certo. Il mare dell'Elba ha ancora delle qualità sia per la balneazione che anche per le qualità delle acque, sono molto, molto buone insomma. È ovvio che questi animali ne rappresentano una conferma insomma, sono animali molto sensibili e quindi insomma ora certo andrebbe fatto uno studio scientifico per capire come mai questa frequenza è aumentata, se magari c'è una presenza di plancton maggiore o ci sono delle correnti c'è da dire che però abbiamo fatto questa scoperta insomma, facendo lo snorkeling quotidianamente, che insomma le balene adesso si vedono molto più spesso insomma. Ecco, senta una cosa Maurizio, però ritornando all'hotel Illio, noi sappiamo che questo hotel, questa meraviglia che è, ricordiamo, a Capo Sant'Andrea, gode di una posizione privilegiata, no? Ce la può raccontare, certo, Maurizio? Ovviamente allora, bisognerebbe vedere più che altro, però... Certo, no, allora, innanzitutto due parole su Capo Sant'Andrea. Capo Sant'Andrea viene definita l'isola nell'isola, perché è un posto particolare, c'è un golfo con due piccole, una spiaggia più grande e una più piccola, quindi è un posto molto bello, immerso nella natura, dove ci sono scogliere pianeggianti vecchie dai 6 ai 7 milioni di anni, quindi è come queste scogliere è come prendere il sole sulla luna. Mamma. E noi siamo fortunati perché siamo proprio vicini sia alla spiaggia che alla scogliera e siamo immersi nel verde e con un giardino interno, quindi faccia conto ci sono il nostro piccolo boutique hotel diffuso, abbiamo 20 stanze di 10 tipi diverse che sono immerse in questa natura, avendo un giardino nel centro, e quindi alcune si affacciano sul mare, alcune si affacciano col giardino, e insomma è facilmente raggiungibile, la spiaggia si raggiunge in 2 minuti a piedi,
insomma, e quindi siamo, diciamo, proprio a ridosso di questo paradiso, insomma. Sì, in effetti non abbiamo scelto la boutique hotel Ilio a caso, insomma, è davvero una meraviglia nella meraviglia che è Capo Sant'Andrea. Senta una cosa, lei ha parlato di camere diverse, in che senso, Maurizio? Beh, che sì, allora noi abbiamo 10 di tipologie, se le stanze sono arredate in modi diversi, che ne so, abbiamo la stanza in mare, che sono, per fare un esempio, arredate con i legni del mare che abbiamo raccolto sulla spiaggia, qui anche in altre spiagge dell'isola d'Elba, che ne so, abbiamo le stanze, la stanza Bougainville, che è una stanza che si affaccia su un balcone di Bougainville, le letti a baldacchino arredata con mobili particolari, questo di solito viene preso dagli sposi in viaggio di nozze. Wow. Abbiamo le stanze, che adesso le stanze Melograno, che sono state fatte lo scorso anno, che sono stanze di design. Abbiamo, che ne so, la stanza Sant'Andrea, che è proprio sul mare, sulla spiaggia, perché essendo un albergo diffuso abbiamo, diciamo, 5 costruzioni dove sono collocate le stanze, e quella proprio sul mare, quindi essendo seduti sul divano di il salottino di questa stanza è come essere su una barca, si affaccia, si vede il mare dalla finestra, ecco, proprio che è lì sotto. Mamma e mia. Poi insomma ne abbiamo altre, anche di altre tipologie, abbiamo stanze giardino con piccolo giardino privato, abbiamo le stanze toscane arredate anche queste con mobili toscani antichi, abbiamo la camera procanico, che queste insomma si affacciano su una piccola vigna, questo da qui viene il nome del vitigno procanico. Quindi insomma abbiamo 10 tipologie diverse con 10 arredamenti diversi, ovviamente anche 10 tipologie di prezzo poi diverso. Certo, bisogna quindi minimo, credetemi, minimo 10 giorni lì all'hotel Ilio, perché bisogna provarle tutte, impossibile certo. Scegliere, Maurizio. Allora, io vi consiglio però di dare un'occhiata al sito, che è www.hotelilio.com, e poi insomma vi renderete conto da soli. Tra Maurizio, comunque, le molteplici attività che ci sono ovviamente lì sull'isola, quindi di tutti i tipi, no? Di carattere storico, eccetera, enogastronomico, c'è la rotta verso il santuario dei cetacei, che penso sia insomma da fare assolutamente. Sì, assolutamente c'è questo, sì, ma ci sono, sì, c'è questo connubio fra mare e natura, insomma, l'isola d'Elba. Sì, ovviamente in estate si fanno da metà giugno a metà settembre prevalentemente attività legate al mare, quindi gite in barca per andare a scoprire il santuario dei cetacei, o che ne so, gite in canoa o kayak da mare, giusto dire. Però ecco, si possono, c'è questo connubio anche col territorio interno, quindi si possono fare anche delle bellissime camminate, dei trekking leggeri, insomma, per il periodo estivo. E poi per l'inizio, diciamo, per l'aprile, il maggio e settembre-ottobre, l'isola è un paradiso anche per chi vuole camminare, chi vuole fare del trekking, della mountain bike. Io stesso, quando ho un momento, vado a camminare, uso camminare, fare un sentiero che abbiamo molto, per andarmi a rilassare un attimo. Sì, insomma, beh, c'è questo connubio mare-natura che è molto particolare. Sì, direi proprio di sì. L'isola d'Elba credo sia proprio da vivere 365 giorni all'anno, non è che, voglio dire, ovviamente ogni stagione ha il suo fascino, no? Poi c'è chi ama il mare d'estate, c'è chi invece, come me per esempio, lo ama più d'inverno. Va bene, Maurizio, io la ringrazio davvero tantissimo di aver accettato di essere nostro ospite, di averci parlato dell'Hotel Ilio, ma anche e soprattutto insomma di questa meraviglia naturale dove l'Hotel Ilio si trova, appunto a Capo Sant'Andrea. Siamo ovviamente all'Isola d'Elba. Grazie, Maurizio. Grazie a lei, grazie agli ascoltatori. Grazie. Buona giornata. Anche grazie a lei. Viaggiando in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di Viaggiando. Mete, alberghi, viaggi, recensioni, notizie, tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Viaggiando in radio.it. Viaggi e viaggiatori in un click. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it.